Bene amici di blog androidiani, eccoci con la novità. Da oggi inizierò ad effettuare le mie video recensioni anche con sul mio tablet. Si tratta di un iPad Transformers della Asus. Bene, quest'oggi voglio effettuare la recensione di un nuovo gioco pubblicato sul market Android, gioco a pagamento, ottimizzato anche per i tablet appunto da 10 pollici, e si tratta di R-Type. Avviamolo. R-Type non è altro che un gioco lanciato sul Commodore, addirittura sul Commodore 64, negli anni appunto 80-90, e che riscosse parecchio successo. Poi chiaramente fu effettuata anche una versione nelle sala giochi, che ormai non esistono più, sicuramente molti di voi ricorderanno, i miei coetanei, quanti pomeriggi della propria infanzia saranno stati spesi appunto nelle sale giochi, in cui quando non c'era internet, non c'erano i tablet, non c'erano gli smartphone, e addirittura i PC, i personal computer, erano agli albori. Ma passiamo alla video recensione del gioco in questione. Come dicevo, ottimizzato per i tablet con uno schermo da 10 pollici, giochi completamente localizzati, nel caso in italiano. Andiamo in opzioni. Le opzioni cosa presentano? Comandi, suono, aiuti, aiuto, riconoscimenti e menu principale. Comandi, possiamo impostare sia il touch su tutto lo schermo che un pad virtuale presente appunto sullo schermo. Fuoco automatico on, orientamento sinistro. Allora io cercherò di lasciare il tocco, che è, diamo sulle informazioni, area tattile, trascina il dito per spostare la nave, modulo forza e fuoco. Benissimo, torniamo indietro. Suono chiaramente possiamo impostare, sono impostate a metà sia le musiche che gli effetti sonori. Aiuto chiaramente ci riporterà una serie di comandi d'aiuti, diciamo una serie di tutorial nel gioco. Infatti vedete la grafica, che comunque richiama quella dei famosi giochi ad 8-bit. Ma passiamo al gioco vero e proprio. Benissimo, io ho giocato davvero poco, vi sono svariati livelli che aumentano a seconda in cui appunto aumenta la difficoltà andando avanti nel gioco. Io vi farò vedere il primo livello per rendersi conto appunto. Devo dire, il gioco è molto carino, ecco, caricamento molto istantaneo direi, e comandi, come vedete c'è l'autofocus, nel senso che vi è comunque il fuoco in automatico. Grafica molto retro, d'altronde il gioco è degli anni 80, vedete, davvero un ottimo passatempo, davvero molto simpatico. Ecco, sono morto perché sono stato colpito da un proiettile. Ricominciamo. Benissimo, proseguiamo nel mondo, cerchiamo almeno di arrivare ad un punto più o meno. I comandi rispondono davvero benissimo, possiamo caricare anche un colpo potente, come vi dicevo, vediamo. Ecco, c'è un potenziamento lì, eccolo. Infatti è subentrato il mio potenziamento, che ha ucciso quella sottospecie di mostro. Ecco, il gioco chiaramente continua a farsi sempre più difficile. Benissimo, abbiamo ripreso da un checkpoint. Chiaramente dobbiamo cercare di non toccare la parete perimetrale, altrimenti comunque la nostra navicella appunto potrebbe esplodere. Carichiamo un... cerchiamo di uccidere
sbaglia. Mi ha ucciso di nuovo. Non sono un ottimo giocatore, da come avete potuto constatare, da come state constatando. E comandi davvero ottimali, grafica davvero ottimizzata per i tablet da 10 pollici, come nel mio caso. E cos'altro? Vediamo. Gioco davvero interessante, davvero entusiasmante, bello, e mi ricorda chiaramente mi sa che, ecco, devo ricominciare dal checkpoint. Davvero un gioco, ecco, risponde davvero molto bene ai comandi, la nostra navicella, infatti riusciamo a gestirla, ma voglio provare ad impostare i comandi arcade con il pad virtuale. Andiamo avanti, cioè indietro, e riprendiamo il nostro gioco. Andiamo indietro per riprendere. Ecco, chiaramente c'è sempre l'autofocus. Forse questa modalità no, non è molto comoda, anche questa modalità, e ho perduto, quindi devo ricominciare da capo. Chiaramente c'è anche l'integrazione di OpenFaint. Andiamo sul menu principale, proviamo a vedere ancora il gioco in modalità pad. Andiamo indietro. Davvero, chiaramente il gioco risponde davvero molto bene al touch. Bene, direi che, eccolo, proviamo anche questa volta ad andare avanti nel gioco, salvo per miracolo. Eccomi. Bene, direi che può bastare. Con questo è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao!